Bentornati a Senza Titolo. Oggi sono particolarmente contenta perché si racconta ai nostri microfoni un professore particolare che, devo essere onesta, mi aveva detto sempre di no a questa trasmissione perché è una persona molto riservata, anche se è stato per un breve periodo ma è stato anche un amministratore molto competente e capace al comune di Teram, un professore dunque abituato a parlare di fronte ad una platea, però tra le sue caratteristiche c'è proprio la riservatezza. Adesso a sorpresa per l'ennesima volta di fronte alla mia richiesta pensavo dicesse di no, invece ha detto di sì, ne sono particolarmente contenta, professore di filosofia, filosofo, persona di grande spirito e soprattutto di grande cultura, il professor Lino Befacchia. Grazie della ospitalità. Lei ci sta ospitando, tra l'altro, diciamo subito: ci troviamo a Rapino, che è il, il paese di origine, sì, la frazione d'origine sì. del professor Befacchia, nella sua splendida casa di campagna ed è un paradiso. È una, la casa dove sono nati i figli, dove. anche perché la vecchiaia è una specie di volo senza motore, no? è un lento planare. E qui è possibile attutire la caduta perché prima o poi per tutti, come dicono i tedeschi, Untergang, cioè il tramonto. Lei è lontano dal Tramonto, professore, intanto per età e poi perché in questo momento è molto attivo nel tessuto sociale e culturale della città di Teramo. Perché lei è il presidente del Conservatorio Braga ed è insomma, un impegno piuttosto gravoso, anche se credo le faccia piacere. Sì, riempia la giornata con qualche preoccupazione, soprattutto nei tempi andati, quando mi arrivò la nomina dal ministro Bussetti. Era il 2018, ecco, il Braga attraversava un momento difficile perché eh, il passaggio dalla vecchia condizione di scuola paritaria pareggiata a conservatorio di Stato ha lasciato un intermezzo, una specie di terra di nessuno. Sono venuti meno per legge i contributi degli enti che costituirono il consorzio nel 1938. Il Ministero ha fatto decorrere il proprio intervento a partire da, per cui c'è stata una vacanza con prestazioni d'opera dei professionisti e dei docenti. Quindi si è creata questa grande apertura con condizioni davvero di forte disagio finanziario. Però final, finalmente, per fortuna. Sì, poi abbiamo si avuto vicende davvero no? difficili con pignoramenti. Era un batticuore, cioè il miglior cliente al mattino era l'ufficiale giudiziario che consegnava gli atti e le citazioni. E adesso sono tre anni che questi atti non vengono più. Tra l'altro il Braga adesso... Peccato che non è la sede storica e va ristrutturata, recuperata, ma si trova in un posto che dà grande visibilità al conservatorio, che se possiamo dire, insomma, grazie a questa disavventura della sede storica eh, sì. i cittadini, i teramani, hanno capito cos'è sì. il conservatorio, anche quelli che erano lontani. Da il paradosso tipo è di che scuola. la condizione estrema, tra l'altro, eravamo a avviano i lucidi, sorvolo sugli, sui viaggi della speranza, prima via Lebovio presso l'Istituto Comi. Poi eh, sono, è arrivato il foglio di via, via Taraschi, da via Taraschi al via Noi Lucidi con un contratto oneroso. Qui sono stati anni però che io ho vissuto dopo. Da Noi Lucidi siamo venuti per rapporti diciamo, di collaborazione con il direttore dell'Inps regionale, il dottor Busacca, che ci ha offerto questa sede. Che per... È molto bella. È molto bella e centrale. Devo dire che la città forse si è accorta che esiste un conservatorio che è davvero in una condizione di impoverimento generale perché Terma aveva due sale cinematografiche, aveva quattro librerie, aveva cinque eh, gallerie d'arte e adesso tutto questo non c'è più, non ci sono più gli spazi. Non solo la gente si è accorta che esiste il conservatorio, ma noi rappresentiamo l'unico luogo dove è possibile presentare libri, fare conferenze, fare piccole scene teatrali, fare musica. E il venerdì, un, un è un sab... luogo di cultura Devo dire che il venerdì e anche... il sabato pomeriggio c'è sempre il pieno. Una saletta che abbiamo recuperato con qualche difficoltà, abbiamo circa 60 posti. Però è un gioiellino. Sì, poi è stata arredata dalla la direttrice, attualmente vice direttrice, Tatiana Vratonic, che è Augusto. ha gusto. L'ha arredata comperando ai mercatini rionali di Roma anche pezzi di antiquariato con colpi di fortuna. Però questo è il merito è suo. Il mio merito è quello di aver costituito un buon rapporto con la direzione dell'India. Però, noi vogliamo. Questa è la storia, diciamo così, in sintesi degli ultimi anni del Braga. Eh, però, vogliamo raccontare noi Lino Befacchia. Lei, ricordiamo, è stato candidato sindaco al comune di Teramo quando vinse Gianni Chiodi, eh, poi è stato consigliere comunale per quattro anni. Poi, il sindaco si dimise per candidarsi alla regione. Poi, ha deciso di non fare più politica e ci racconterà perché. Ma chi è Lino Befacchia, il filosofo? Intanto Dunque chi viene qui in questo paese che sembra un ameno luogo eh, trova una lontananza davvero, l'ha percepito anche la, 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 la signora la dottoressa Mazzetta, eh, una lontananza davvero improponibile e paese più lontano del comune di Teramo, circa 15 chilometri. La stessa Stato... distanza tra Teramo e Montorio, a differenza però di, di quella distanza, certo. qui la strada non è tanto grande. Tra l'altro, la strada rotabile a eh. Rapino è arrivata nel 1958. Dunque lei viveva qui? No, era io la sua casata. in paese, in paese. E ogni mattina, i pochi che studiavano, partivano alle sei e mezza, a piedi, d'inverno e d'estate, si andava al bio di Frontarola, si lasciavano le scarpe infancate. Si portavano le scarpe dentro lo zainetto o dentro la borsa e si andava a termo, molte volte non c'era neanche il tempo per cambiarsi. E la luce è arrivata a Natale del 1958. Tra l'altro fu collegata all'illuminazione pubblica e non fu attivata l'illuminazione privata, per dire quali erano le condizioni da cui molti di noi sono venuti, hanno sofferto perché prima non c'erano le avvisaglie della protezione civile, non c'erano le interruzioni dell'attività cioè, didattica. quello che succedeva, succedeva e nessuno... Lì c'era neve, nel 1956 per esempio, la città fu ricoperta di neve, 80-90 cm a Teramo. Non fu fa... risposto un giorno di chiusura. Noi andavamo a piedi da qui a fino scuola. a Teramo, a scuola. Non Con abbiamo... 90 cm di neve. Camminando sopra, dico, è stato... Era un'impresa perché è inenarrabile, voglio dire, è inimmaginabile. Oggi è inimmaginabile. È inimmaginabile. Tra l'altro, al mattino è... non c'era la, la famiglia complice. Alle 6,00, alle 6 meno un quarto venivamo chiamati, non c'erano neanche i pantaloni lunghi, non c'erano gli scarponi. Si andava così. E si andava e si, si tornava. tornava, in Questa maniera. Era la... da... Il miracolo. <ride> c'era semplicemente un principio che adesso è scomparso: il principio del dovere. Bisogna andare a scuola, la scuola non chiudeva. Si va a scuola? Si andava a scuola, si prendeva l'autobus, molte volte non partiva l'autobus da Montorio e come? Si arrivava a terra, ma magari alle dieci e mezza si andava dal preside per essere ammessi. Una volta il preside dei padre arrivai alle 9.30 e, e mi ha buttato. Era il 56 e mi ha buttato il libretto di giustificazione dalla finestra. Fuori c'era mezzo metro di neve. L Però sapeva che lei veniva da una frazione. Non ha avuto pietà? Non lo so se lo sapeva, se lo ricordava, perché tre giorni di seguito io sono arrivato perché l'autobus arrivava a quell'ora. E quindi mi ha buttato dalla finestra, questo per dire un ricordo. Ce n'è un altro che non voglio raccontare, di un professore, eh, davvero, che riten ritenne a quel tempo indegno. Talvolta i professori lasciano dei segni che... Impieghiamo una vita per metabolizzare. E non se ne rendono forse ora, conto in da, quel momento. Ora tra chi attraversava la piazza, piazza Dante, chi veniva dal paese, dalle 6 tornavamo al giorno alle tre e mezza a casa. Non c'era l'energia elettrica come si studiava, traete per terra, c'era il lume a petrolio, perché le candele talvolta uno no, astearica. Non riusciva ad approvvigionarsene perché si andava a Ponte Vomano, a Villa Comana. Non ne tenevano conto i professori di questa differenza? No, 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 adesso, adesso c'è una complicità totale, prima c'era l'intransigenza. Per cui, ripeto, questi sono, questi sono gli esordi no, di Befacchia. Potrei raccontare Studente. gli anni 48-49, quando ci fu la grande immigrazione, un intero paese di uomini spopolato, perché partirono tutti. Paese che ha vissuto una miseria sempre estrema. rapino. Parliamo. rapino, sì. Eravate rimasti i bambini e le donne? I bambini e le donne, i vecchi, tutti minatori. Poi incomincia l'altro esodo verso l'Australia, verso il Canada. Per cui i miei amici, i miei coetanei sono andati via altrove. Quando partì un cugino di 16 anni per l'Australia, Silvano, mi sono sentito morire no? e non riuscivo a capire. Che lei aveva la consapevolezza che forse non l'avrebbe visto più. E infatti tornò che lui aveva 44 anni. Però a 22 anni aveva già una sua casa, si era già sposato. Noi ci sposavamo, qui ci si sposava a 30, 32, 33, lui a 20 anni aveva già moglie, a 22 una casa e un figlio, per dire come si era precoci. Conosceva l'inglese? No. Chi, chi aveva lì come corrispondente? Nessuno. Sbarcato, ha trovato lavoro e questa ha cambiato la condizione di... Lei invece ha scelto la strada dello studio perché lei è stato sempre... Sì, una... con sacrifici perché anche qui... No, la Eravate biser... tre fratelli? Sì c'era la donna pure. Molte volte ehm, i libri erano sempre di seconda mano e molte volte i libri non c'erano. Lei era il più, più piccolo? Il secondo. secondo. Molte volte i libri non c'erano. Ah, no, per il più cui, piccolo è il... Sì, insomma, Giovanni, il veterinario Giovanni che è, il veterinario, è stato consigliere comunale. Sì, che è stato anche consigliere comunale, molto più piccolo di lei, mi diceva, sì, di dieci anni. anni. Quindi è stata un'età, un quella dell'adolescenza dell sofferta, ancora più più sofferta quella precedente dalla fanciullezza, perché in casa il padre non c'era un paese impoverito insomma, però uno non rimuove, li tiene lì ogni tanto le racconta ai nipoti per ricordare. E lei come che... ha fatto a studiare in una condizione familiare accettabile però... sì, ma non di ricchezza, insomma. Di ricchezza. Quindi. Io avevo un libro sì, un libro no. <ride> Anche quando andava all'università. Dunque alle, alle superiori penso di aver avuto. Che, che cosa. Ho fatto le magistrali, le magistrali perché non era possibile accedere al liceo, perché mi... mio padre disse: Ma quattro anni, poi ti prendi il diploma. E mi ricordo che io non ho avuto mai la sintassi di latino, non ho avuto il libro di algebra, non ho avuto il libro di filosofia, in terza e in quarta. E come si studiava? E Con cerca... le spiegazioni? E gli cercavo appunti. di prendere gli appunti e di mandare a memoria, e tra l'altro ero bravo in matematica. Incredibile, Perché... un filosofo bravo in matematica sembra quasi eh, ma un controsenso. Ero bravissimo, devo dire, in geometria e in fisica. C ho ancora i quaderni di ottica, no? i disegni che facevo, però ho fatto poi le magistrali in realtà. Poi hai fatto l'istitutore, l'istitutore a termo al convitto nazionale. Che cos'era l'istitutore? L'istitutore e l'educatore ah, Io avevo capito, ho fatto l'istituto ore. No, no, l'istituto. Li ore come. Sì, sì. okay, come... L'educatore mm -hmm. ha permesso di avere Grazie a questo diploma. Sì, la prima retribuzione di 12.000 lire nel 64. Per cui è stato il primo passo verso l'indipendenza economica. E con l'indipendenza vi... economica si è iscritta all'università. Sì e ho potuto comprare i primi libri. Dove l'ha fatto? All'Aula al Magistero. Lì c'era l'esame d'ammissione, che era uno sbarramento, di solito ne ammettevano 100 ogni anno. Quindi c'era una specie di selezione. Quindi il Magistero, poi la laurea in pedagogia, poi c'è stato il concorso e poi tutto il resto. Il concorso di filosofia, filosofia e storia per i licei, poi voglio dire... Lei ha sempre insegnato storia e filosofia? Tre anni di, di scuole, scuola media, il primo anno Valle Castellana. Strada non asfaltata, 42 km, quando sento talvolta i beneficiari, no, gli... quelli che hanno avuto il dono di Renzi e poi ultimamente della emissione a 20 km da casa. Eh. Io andavo a Valle Castellana perché il primo posto sicuro dove c'era posto. Però lì ci andavo con l'autobus, o con la macchina. Andavo con la macchina, un anno feci 48.000 km e portavo tre donne con la pala in, su, sulla macchina e quindi per ogni mattina... E c'era la neve, neve Strammaleretti, il primo anno lo feci il 27 di novembre, se ne andò ad aprile. A Santo Stefano montava. Quando le stagioni erano quelle di una volta, sì, sì. Eh, la neve la faceva a novembre e finiva la pala a maggio. Sopra al portapacchi. Le catene in macchina montavamo a Torricella o a, talvolta a Santo Stefano e poi si saliva fino a 1100 metri. Se la Ciarelli si scendeva a Valle Castellana. E due anni a Rocca Santa Maria mi sembrava un paradiso. Beh, però voglio dire, lei era abituata ad andare a piedi a scuola con la neve, no, figuriamoci no, andare in montagna. Ma poi era con... un divertimento, voglio sì. dire. L'insegnamento intanto era la dipendenza economica, lo stipendio mensile, la macchina e poi si viveva in comunità con tre ragazze, le coll i colleghi che venivano da Ascoli. La vita incominciò ad essere davvero bella perché c'è la gaiezza della giovinezza, e la bellezza del lavoro, la bellezza dell'indipendenza. Sono valori che permettevano a molti di noi di dire «ho cambiato la mia condizione sociale». Lei ha percepito lì che aveva cambiato la sua condizione? Eh sociale? sì, perché questo permetteva intanto l'indipendenza. E cioè la sua famiglia e rispetto e a questo suo... E poi la famiglia è stata aiutata dalle... Dal, è, ehm. è stata aiutata perché il primo stipendio dall'insegnante compierai a mia madre il televisore e i mobili della cucina. Mio padre mi disse, ma che ci devi fare? Dico, pa, sono soldi miei, questo per dire come... C'era altruismo nel primo benessere, c'era la divisione, non c'era l'egoismo che talvolta uno vede oggi. E lo stesso hanno fatto i suoi fratelli con i loro primi? Il, il primo che è stato in collegio poi uscì, e poi lui si ammalò, no? ha fatto altra strada. Si ammalò, è stato un anno in ospedale, no? ha avuto un'altra vicenda. Ha, ha, Posso com... chiederle che problema aveva? No, fatto. niente, prima la malattia ricorrente era la TBC. E quando quindi ancora... cominciava ad avere una febbriciattola un giorno, dieci giorni, venti giorni, 30 giorni, 30 giorni. È più grande. Venne il medico, il medico Tarquini, quando i medici anche qui venivano a domicilio. Di una volta, tra l'altro arrivò, no, portato da noi perché era anziano. Prima i medici toccavano i pazienti, non facevano centinaia di esami, toccavano i pazienti al petto, alla schiena, al fegato. Quello toccò la schiena, batté un paio di volte e disse: Cara signora, questo ragazzo ha la TBC. Portatelo al dispensario, andammo al dispensario e fu ovviamente confermata la malattia. E stette 11 mesi in ospedale Alessandrino, poi uscì guarito. Mamma mia, ci voleva tutto quel tempo per guarire. Sì. Per fortuna in quel periodo era stata scoperta la streptomicina, che è contro, è contro il batterio, il bacillo del. Della TBC fumicidiale, quindi dopo 11 mesi, erano, dove adesso c'è l'osso? Perché prima ci si moriva. Prima si moriva. Kafka è morto a 40 anni del TBC, per dire, no? Eh, Se uno legge Thomas Mann, La Montagna Incantata, è ambientato proprio in un sanatorio che era su in collina. E suo fratello ha avuto delle conseguenze? Una no, malattia no. che lasciava conseguenze? No, no, no. no. no, no. Poi non ne ha avuto più, poi si è sposato, no? poi è morto di Covid 4 anni sì. fa, no? È stato il primo, la prima vittima di questa patologia, improvvisa in quattro giorni. Questo per dire come talvolta no, uno racconta, una parte di noi stessi uno le tiene, le conserva perché ne ha memoria, è obbligatorio averne memoria per dire che questo paese che adesso è disabitato era stracolmo di ragazzi. Ne eravamo, 81 ragazzi quando io facevo la quarta elementare ma c'era una scuola elementare tre turni avevamo sì. quindi una scuola non è che uno faceva la scuola si andava a terra ma un'ignoranza totale io ero il piccolo intellettuale ed ero una bestia un ignorante perché un'ora al giorno 81 ragazzi quindi prima e seconda insieme terza e quarta insieme e la quinta da solo si incominciava alle otto e mezza Finiva alle 12 e mezza, quindi a ognuno di noi gli aspettava un'ora e un quarto, un'ora e mezza di scuola. Però lei è sempre stato bravo, studioso. Eh sì, però quando andava a termine non gli distinguevo la E verbo dalla E congiunzione. No, perché questo... non aveva avuto la base. Eh sì, perché ripeto, era così. E come ha fatto a recuperare rispetto agli altri, che invece questa lacuna non ce l'avevano? Ma forse la dico... Più testardaggine o più Ma no, lì bravura. poi c'è la motivazione, no? c'è la dedizione quella qualità che io chiamo orgoglio quando ho ricordato un insegnante no, che mi umiliò allora eh, interrogava per eh, alfabeto mi racconta questa storia mi raccontò con non mi, facciamo i nomi mi però interrogò con un ragazzo che incominciava con la a allora lui era impreparato io andavo, era venuto a piedi a teramo tra l'altro mi pare il periodo che non avevo manco i soldi per l'abbonamento, quindi passavo a piedi con le izzone, con le Ardina, e scendevamo giù alla, a Porta Romana. Quindi tutti i giorni da qui, prima media. Era, mi pare, il 12 o il 13 di ottobre del 1954. Si ricorda anche il giorno. Mi ricorda anche il giorno. Allora, si interrogò sull'apostrofo e interrogò il, il compagno non sapeva, non aveva studiato, tra l'altro era compagno di banco mio, allora il professore fa, allora vi dico io che cos'è l'apostrofo, è una cosa che si mette tra due teste d'asino per non farle sbattere e ci ha sbattuto la testa. Veramente. Eh sì, anche forte. Ha sbattuto le due teste, due capocciate così, il paradosso sapete qual è stato? che al concorso a cattedra io ho rincontrato il mio professore. Non come docente, come concorrente. Lì ho ritrovato anche altri soggetti no, che mi avevano fatto scuola e che, sembra che erano, sembravano delle, delle trombe marine, in realtà erano degli zufoli di campagna. Questo ha permesso un pochettino di avere. Ma mi scusi, lo facevano con tutti o con Ma voi che so. eravate so. ragazzi di campagna, ragazzi più poveri? Cioè non, secondo lei si sarebbe so. mai permesso di farlo magari a due persone? Beh, quelli, diciamo che, abitavo, così, erano eh, quelli che erano in convitto, che pagavano, che vestivano bene, sicuramente no. Il mio compagno non so se abitava a Campo dalla Fiera. Comunque, allora sì. te, quasi di Teramocello. Sì, sì certo. però una, una parte un pochettino più povera più della povera, città, sì. oppure via Stazio. Con questa persona poi l'ho ritrovata insieme ad altre due docenti miei. Lui non si ricordava magari dell'episodio. Eh, ma io me lo ricordavo, perché <ride> quando adesso è morto, no? Per dire che talvolta uno eh, ricorda certe date perché sono significative, non quelle Beh, del matrimonio. L'umiliazione sì, 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 è sì. una delle peggiori. Uh. Adesso si fanno tante battaglie contro il bullismo, contro no, le discriminazioni. No, Una volta la scuola era purtroppo piena. C'era un altro, altro insegnante che diceva: Bestie, bestie. Cacciava il fazzoletto, tirava su e sputava, usando il fazzoletto come ricettacolo. Quindi, voglio dire, era la scuola prima era. Davvero, no? Bordelline. Oggi è borderline per un verso, prima lo era per il nostro verso. Perché di mezzo non ci sono. E lei che, allora, tornando alla sua famiglia, sì. ehm, lei i suoi genitori poi li ha persi? Che anche, no, che mamma è vissuta, è morta dire, cioè, 5 anni, anni anche, fa, 103 sì. anni. Eh, sì. Papà Questo invece è vissuto me. di meno, 87 anni, però lui è morto come voleva, pregava sempre, un uomo di fede. E quindi faceva le novene alla Madonna, tante novene. Non c'era monastero che lui non beneficiava con la sua pensione, chiedeva sempre di morire insieme alla malattia. E così è avvenuto: ebbe un ictus, e 24 ore ed è salito altrove, penso, sincero cielo. E poi, vabbè, la perdita sì, di sì. suo fratello, che è stata anche sì, una cosa improvvisa sì, sì. e dolorosa. Ovviamente. E poi l'anno dopo, a distanza proprio di un anno, mia moglie, sì, moglie. che è l'ultima ferita, quella è un pochettino più lenta a rimarginarsi, un po' se è possibile, anche se un matrimonio un po' discusso, discusso perché con le mogli bisogna discutere. <ride> Se non ti discuti con le mogli vuol dire che uno dei due è sottomesso, vuol dire che non è paritetico. No, non è paritetico il, il, no, il rapporto, no. sono d'accordo, le discussioni ma in tutti i rapporti sì, di qualunque sì, natura. Voglio Se dire poi i sentimenti discute. sono indipendenti dalle piccole cose, adesso io ho i fiori, non facevo tenere i fiori a mia moglie perché non voleva che raccogliesse l'acqua piovana. Eh. Perché dice non, non è estetico vedere i, bison, i bidoni. Eh. Io l'acqua del Ruggia non l'ho mai fatta mettere, per cui i fiori morivano durante Invece la distanza. adesso Io raccolgo la capiovana, quindi trasgredisco, però almeno metti i fiori che lei avrebbe voluto. Lei che cosa mi disse? Io ho incontrato il professor Befacchia, visto che ha aperto questa parentesi e questo capitolo importante della sua vita. Ci incontriamo vicino a casa mia un anno fa, perché sì. lei stava proprio. Da, da un, più che un fioraio, insomma uno che vende fiori per la sì, campagna, sì. le piante per la campagna e io le dissi, professore che fa qua a raccogliere le fiori? E lei mi disse una cosa tenerissima su sua moglie, me la vuole ripetere? Mi <ride> eh, ricordo, voglio le parole esatte, non me le ricordo, mi ricordo questo incontro, no? mi ricordo che ci siamo visti Sui fiori, sui fiori, Sui fiori. Su, proprio su questa, Beh, che la, lei proprio La, di, la di domenica vado a messa qui, voglio dire io sono sì. abbastanza laico però mi piace il rituale, devo dire, apro una parentesi: che le letture preferite degli ultimi due o tre anni sono su San Paolo, sulle origini del cristianesimo, per cercare di capire un po'. Quindi, però, il vito della Chiesa contro il dogmatismo islamico eh, sono. Ancora appaganti e vengo a messa, e quindi passo da mia moglie: faccio il resoconto e gli dico quali sono le piante. Esatto, ecco, questa la mettiamo sì. insieme, riuscita, quella che è alle mie questa spalle. Qui, questa qui sono sì. riuscita a risuscitare tutto ciò che avevo fatto. Perché lei lui. non aveva il pollice verde? Ma quando lei mi disse io ci provo, poi vado a chiedere scusa a eh, mia moglie allora, se non ci riesco. Questi eh. fiori sono venuti in maniera. Ma sua moglie, dove, dove si è, è qui? In cimitero. Al rapino. Sì, al rapino. Dunque, lei mette i fiori e a raccontare a sua moglie cosa eh Sì, la domenica poi faccio il resocondo. C'è pure mio padre che sorride eh. e chiede a mio padre: Dico, oh, come te la vedi con questi? E è, un... è promosso, però, mi posso permettere, io la promuoverei, insomma, che lei sua dire... moglie la stia promuovendo Beh, mi pro... perché sono bellissime. La promuovo pure fuori. da solo perché davvero sono venute delle piante splendide, pure a Teramo. Sono molto belle, sì. Sì, pure a terra ma devo se dire. Se uno non è attento non vengono da sole le piante, no, non no, vivono no, da sole. No, C'è no. bisogno proprio di grande amore per. Dunque sì, in ma... questo senso la morte di sua moglie l'ha costretta, insomma, lei lo Beh, fa con indotto... amore e compassione. Ha cambiato un po'. Continuo le cose che lei non faceva. ha potuto portare, soprattutto perché, ripeto, io sono un talebano. <ride> ma serve per le persone, non serve per le piante. Allora dice, ma non ti vede nessuno? Non mi interessa, io sono così. Io dico che la quantità di acqua che io consumo. Ma lei dunque raccoglie l'acqua piovana? E infatti no, io raccolgo l'acqua piovana e questo è pieno di acqua piovana. Qui in tutta l'estate io faccio l'orto con l'acqua piovana. E questo sua moglie non lo voleva perché lo riteneva. Dice no, estetico. che era brutto, dice neanche i pastori quassù hanno questo disordine, perché lei aveva un senso estetico diverso dal mio. E quindi non volevo queste cisterne, io invece le ho portate e ce le ho messe, costano, però almeno le raccolgo l'acqua, per, mi permette ogni giorno di dare acqua alle piante, altrimenti queste morirebbero. Infatti queste piante stanno, beh, secondo me l'acqua Piovani fa ancora più bene dell'acqua del sì, ruzzo? Sì, beh sì, anche perché l'acqua del ruzzo se è abbastanza fredda, se uno gliela dà col sifone, io ho il sifone, ma faccio i travasi, Lì le grondai, le raccolgono e le porto qua. Che bello però! È un minimo perché... che. Che debbo per tutte le umiliazioni, no, i fiori. Dice, ma tutti quanti sanno i fiori? No, noi non possiamo, non possiamo. dire tutti lei... Confesso la mia debolezza. Allora, lei, se me, se me lo permette ovviamente, professore, perché noi ci incontriamo, ci siamo conosciuti per motivi, lei non è stato un mio insegnante, io facendo la giornalista tanti anni, ci siamo conosciuti e non ci siamo mai più persi di vista. Sempre, se me lo permette, mi, la pregherei di bloccarmi se per caso sto invadendo un campo dove non, dove, non devo entrare. Quando è venuta a mancare sua moglie, io devo dire la verità: qualche volta abbiamo scambiato qualche parola proprio no, a, a caldo, un po' ero preoccupata perché lei era al, Beh, almeno sì. ai miei occhi. Io vedevo un uomo che non aveva. La forza di reagire. Eh, qualche volta l'ho vista mentre parlava con gli occhi molto lucidi, ma con una. Mh... No, una svogliatezza proprio verso la vita, poi la ritrovo invece e ne sono felice. Il presidente del Braga frequenta eh, gli eventi culturali della città, eh, questi fiori sono la prova provata, insomma, che anche sentimentalmente questi sentimenti sono rinati, sono più che rinati, non sono mai morti evidentemente, lei li coltiva con amore. È, beh, è vero. Ho dunque, sbagliato, mi... ho fatto un'analisi sbagliata di quelli dunque. La, la malattia di mia moglie è durata 24 moglie. anni. 24 anni lei nel 97 ha scoperto una neoplasia al petto, al seno e siccome io sono abbastanza risoluto, in 24 ore telefono a Parigi, a San Pietrier e siamo andati là, perché anche, lì, anche qui c'è un patto davvero penoso. Il 26 di luglio del 97 io vado a letto abbastanza presto, lei andava più tardi. E mi sveglio verso le due, lei era sveglia, no? mi ha detto che cosa succede, che cosa succede, che è successo? E mi detto che c'è un tumore al seno. E dico ma perché non me l'hai detto? Dice ma è successo oggi? Tra l'altro, eh, mentre usciva no, il medico, sfogliando, portando così la lastra, signò qua devi togliere tutto, voglio dire, un, trogl un troglolita trovo che l'ho una bestia, perché intanto è una malattia che nel 97 aveva percentuali di sopravvivenza davvero bassi. Rispetto ad oggi. Rispetto ad oggi. E poi questo principio di togliere tutto. Ma poi detto ecco, così non va bene. Insomma. Ma voglio dire, la perdita di un seno è l'equivalente per un uomo l'intervento alla prostata. Dice ma tu c'hai una certa età mentalmente, una menomazione che... Irreversibile, allora neanche si parlava di, di ricostituzione in certo, sé, perché l'asportazione totale non era un quadrante. Telefono a Parigi, a Salpetier, li usano una tecnica particolare, usano degli aghi per cui bruciano con la radioterapia localizzate con degli aghi. Sempre Già lo chemio, facevano? Nel, 90, nel 97. in 24 ore noi siamo a Parigi, quindi. Stette là, non parlava una lingua, non francese. Io andavo in Francia con, come se si andassi adesso da qui a Teramo. Quindi prendevo l'aereo. Lei, lei quanto tempo è rimasta in Francia? Ma lei è rimasta 40 giorni di seguito. È stata lì, anche operata lì? Lei non è stata operata lì, ha avuto questa infiltrazione, questa immissione di aghi con la, radio, la prima radioterapia. Qui ancora non c'era. Stette 40 giorni da sola. Quindi ogni sera poi andavano i figli periodicamente, inizialmente su, in su e giù durante la, 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 la chemia. Quanti che anni fai... aveva ragione? Aveva meno di, 40, meno di 50, 50 anni. anni. Però questa scelta di portarla in Francia l'ha salvata, perché comunque ha avuto sì, una vita. Sì, perché poi, poi 24 guarita. Anni, Dopo 12, lei, 12 so. anni, guarita. Poi, no, di più. Nel 2012, 15 anni, si è riformato, stesso luogo un altro carcinoma a struttura diversa. Io chiesi, ma lì, la Cianchetti, portai i documenti della, dalla Francia? Mi disse, no, questo è un una cosa a parte, non è una ricidiva. È come se fosse un tumore nuovo. A... E quindi fu asportato un quadrante, quindi ripeto, poi fatta la chemio, no, eh, guarita nel 2015, scoprì che aveva un dolore addominale la malattia si era trasferita alle ovaie quindi l'intervento non, al... non è stata fortunata morte. poi portata al Gemelli ripeto lì è un luogo straordinario perché scambia cioè con la sua equip un gironcologo di primaria fama dopo un ciclo all'Aquila terapie, viste periodiche, settimanali insomma no è uscita indenne fino a novembre del 2020... Lei ha sconfitto praticamente tre, tre tumori, volte. 2020, a novembre, a ottobre, il primario, eh, il professor ricevuto, dice, possiamo vederci da qui a un anno. Non è necessario, aveva fatto la tacca, aveva fatto la petta, dice, non c'è traccia. L'estate noi avevamo preso, stato, a marzo avevamo preso il, il Covid insieme a mio fratello. Io l'ho a visitare, lui morì dopo tre giorni, io l'ho portato a casa, rimasti chiusi fino, fino a giugno, mia moglie ha impiegato del tempo. Quindi da novembre a dicembre comincia a avere dei dolori. No? Alla schiena facciamo esame, su esame, su esame. A febbraio doveva fare una visita di controllo, che tra l'altro ricevuto non voleva fare, diceva la facciamo a settembre, un anno, perché non serve degli esami di routine valori inimmaginabili 1700-1800 i marcatori che di solito lei aveva 22-23 8-7-6 addirittura nulli erano saliti a 850 i marcatori tumorali si era così si era rotta la diga torniamo da ricevuto e appena fa il primo ciclo di Cremio lei non riuscì a sopravvivere nel senso che era già in... No, no, precipita precipitarono i globuli bianchi, i tamponi i globili bianchi precipitano i rossi, eh, tamponi rossi precipitano giù le piastrine e alla fine quindi dicevo che nonostante questa preparazione ormai mi era abituata all'idea eh, c'è stata difficoltà no, nel percepire, no? per cui poi a maggio andò in ospedale e non l'ho più rivisto perché fu il periodo del Covid non si entrava. Mandavo i fiori ogni mattina, portavo i fiori dal paese con pensierini. Quindi ho fatto il tenero nell'ultimo periodo, quando ero vecchio ormai. Per cui ripeto, anche se ormai avrei dovuto pensare a questo evento. Non, la, non era preparato? No, non ero preparato. Per cui mi ha scombussolato un po', soprattutto la modalità. I figli non l'hanno rivista. Ripeto, non era possibile neanche tenere. Ecco, ho assistito, mi hanno fatto entrare quando era ormai era moribonda, quindi l'ho tenuta così gli ultimi, gli ultimi 20 minuti, però lei ormai non parlava, è stata sedata. Questo è stato un bel trauma. Mm, beh per sì, un po, che, un po'. Pur con i figli c'è stato un po' questa. Questo Covid qui, è stato Il Covid un guaio è stato grosso. terribile, quindi mm. è il periodo di tristezza soprattutto quando si abitua a una vita completamente diversa. E lei quanto tempo ha impiegato a ritornare? Diciamo? Ma devo dire, i figli sono stati più affettuosi. Sarei andato via dal Brag, sono rimasto lì al Brag, anche perché lì, danno, lì ci sono pensieri, ci sono problemi, no? Poi ho cominciato a tornare qui, il paese, i fiori, no? Ripeto, poi la vita riprende, poi si trasforma la tragedia in poesia, l'elemento lirico prevale, e così... Poi l'ironia aiuta. Lei, un po'. lei, ecco quello, volevo dire. come aiuta. ho detto all'inizio, una persona di grande spirito, il professor Befacchia, anche un uomo ovviamente di grande cultura, ma anche molto, molto ironico. Ci racconti invece come ha vissuto il periodo in cui è stato... Un, un politico, tra virgolette, oh. perché lei ha fatto l'amministratore, ma lì. era il filosofo del Consiglio Comunale, insomma, lì. faceva fatica ad adattarsi al livello dei consigli, perché lì poi la politica ha la capacità a volte di scendere a dei livelli così bassi, ma non perché siano di basso livello le persone, perché purtroppo come quando si va allo stadio, a volte il tifoso, magari può sì. essere anche uno scienziato, dentro lo stadio si trasforma. Io ho visto persone per bene colte, trasformarsi all'interno di un consiglio comunale. Lei come si è trovato? Dunque, io intanto devo dire che ho avuto rispetto anche adesso. Tutti gli avversari, non uno, non uno, tutti gli avversari hanno conservato la stima perché io non mi sono mai alzato quanto ha parlato, non Agostinelli, non... Il medico Romanelli, non il sindaco, non canta Galli, diceva che questi sono più autorevoli, ma anche quando parlava la persona con maggiore difficoltà, no? che parlava con i gesti, non mi sono mai alzato, per cui l'avversario merita rispetto, indipendentemente dalle cose che dice. Qualche volta la maggioranza si pellicava dalle risate per certi interventi, no? non faccio nomi. Per cui io ho congelato il rispetto più degli avversari che non della mia parte politica. E dove ho visto piccoli giochetti, no? gli opportunismi sul piano regolatore, sull'edicola che stava lì al centro, su Piazza Dante, no? tutta la gente che era un po' di qua, un po' di là, come sull'ospedale. L'ospedale è localizzato a piano d'accio. Io non lo so. Credo che quello più sincero sia Paolo Gatti quando ha detto niente piano d'accio. Io non ho votato Paolo Gatti. No? Tutti gli altri, su Piazza Dante, la maggior parte della, della minoranza era favorevole a bucare Piazza Dante. E quindi eravamo 4 o 5, no? io Cordoni e un altro paio. Col senno di poi è stato giusto, secondo lei, bucare Piazza Dante? Intanto sono andati in fallimento in diverse ditte. No? Si poteva fare la stessa opera lì ai giardini lasciare Piazza Dante, che non è più una piazza, per esempio. Poi sull'ipogeo, quello è un progetto, la sala Ipogeo è un progetto. Però un fa... quello viene da Sperandio, da quando era Prima ancora, Sperandio? Prima ancora l'idea di Di c'era un Proust, poi l'hanno rilanciato. Poi hanno tolto la piazza, disse Serpentini, e io per l'altra via, che l'architetto che l'aveva progettata era una bestia. Perché una bestia? Perché non ha avuto neanche una lettura neoclassica. Se uno guarda Laurana, guarda Leonardo, che cos'è una piazza piazza navona senza i luoghi senza le fontane non sarebbe piazza navona quella era una piazza straordinaria che aveva la visuale tolto tutto quindi ripeto non sono rimasto molto contento di questa esperienza poi la seconda volta no, dopo un anno me ne sono andato sì. dicendo che non faceva più per lei no, no mi sembrava una perdita di tempo anche perché la, Mentre all'inizio c'era una bella equip, voglio dire, uno si confrontava con Di Dalmazio, si confrontava con Gatti, con Cantagalli. La seconda volta non c'erano queste figure. Il livello è sceso molto, sia nella maggioranza sia nella minoranza. Mi sono detta, ma che ci sto a fare qui? Tra l'altro. La prima... Perché poi ha deciso di non fare più niente da un punto di vista Ma altro. sinceramente perché. Ha influito il fatto che aveva sua moglie che ogni tanto purtroppo aveva a che fare con problemi no, di salute? No, poi la... aveva... 2012, da... no, poi nel 2012 non aveva avuto questa mazzata. Eh, vede, noi don... che abbiamo una formazione occidentale dobbiamo ricordare che esiste un legame non separabile tra etica e politica e ce l'ha insegnato il grande filosofo greco. Non possiamo separare l'etica dalla politica. E non esistono due etiche, due politiche. Bisogna essere rigorosamente responsabili quando amministriamo la cosa pubblica. E come il giornalista, c'è un solo, diceva Montanelli, persona che io non ho mai apprezzato come scrittore, diceva che noi abbiamo un solo mandante, un solo referente ed è il lettore. Non il proprietario della testata, è il lettore. Che noi siamo i grandi mediatori, siamo quelli che facciamo informazione facciamo formazione. E la politica ti dà un mandato. Racconto un episodio che può sembrare una barzelletta. Poco dopo che ci fu il verdetto della mia sconfitta, mi telefonò un parente e mi disse: Guarda, è pronto un vitellone da sette quintali, mi deve sistemare la tea. mio figlio per telefono e dico: Ma tu intanto mi mandi in galera perché nessuno registra. E poi venne pure un prete che aveva votato uno della maggioranza, venne giù in, consiglio, in presidenza, allo, al classico, a perorare la causa di un tizio. Dico, guarda, boh, ma tu hai votato Vada, chiodi, guarda, eh, chiodi. Ma quella, la, quella organizzazione di sinistra allora cioè, non hai capito niente. Tanti che si misero ad andare alla messa e non ci sono più andate da costui. Se pensava che per fare che si potesse impietosire da amico, amici partiti, lontano mille miglia dalla. Ecco perché me ne andai, no? Ma lei, appunto, avendo questo carattere, tra l'altro mi sono appena accorta che vediamo il Gran Sasso, qui meraviglioso, forse perché prima era coperto dalle nuvole, non vedevo il niente. Il Gran Sasso è qui, quella S quelle, que che è che cos'è? Quella i Brancastelli. Brancastelli, mamma mia, è bellissimo. Bellissimo, sì. Oh, mamma mia. Sto facendo a botte con le zanzare, professore, come avevo sono, imparato, Non le ho visto. domesticate, potrei fare un'operazione. È bellissimo, è veramente per un attimo, mi scusi, mi sono distratto, perché a me la natura poi mi prende. Beh, sono sì. ignorante in materia, ma qui, perché io non ho il senso dell'orientamento, mm. però è veramente bella la visuale che c'è da qui. Si, ecco, il mare è lì. Il mare, mare vede tutto, quello, il mare si detto. vede, sì. Tutta la vallata bello. del Vomano che è uno splendore. Quello è il mio paese, rapino dove c'è un castello rinvenuto. Quanta gente vive oggi a Rapino? Poca gente. Poca gente. La, a domen la domenica a Messe siamo 20, 22, 20. 23, qualche volta anche meno. Tornando a, prima della distrazione sì. <ride> del panorama, eh, tornando al, a quello che stava raccontando, no? a questa sua un po', vista almeno da chi invece è abituato a vedere la politica con altri occhi, questa sua rigidità, no? lei un, qualche volta insomma, viene indicato come persona un po' rigida, no? Persona... persona retta ma persona rigida. Mm, sul... È stato rigido anche come professore? Mm, dico professore che devo dire, io bocciavo a Giulianova tanto da preside, da insegnante non ho mai umiliato nessuno che io ricordi, soprattutto i maschi mi facevano tenerezza, li ho portati a spallata, alcuni davvero a spallata alla maturità, eh, difesi anche contro la congiura delle donne, lì c'erano 4-5 colleghe. Lei no, da come cui, racconta? Non ha trovato grande umanità dentro le scuole, ma sia da studente no, che poi da anche insegnanti. lì. Racconto un episodio, c'è un ragazzo che adesso ha 56 anni, è presentato alle, al, al giudizio dalla quarta in quinta, sei storie e sei filosofia. Aveva cinque in italiano, cinque più, eh, cinque più aveva in latino, eh, cinque aveva in matematica, cinque in inglese. Non era bravo ma non era nemmeno bravo. Era pessimo. il figlio del direttore di una banca. Allora il ragazzo aveva detto, l'unica sufficienza con Befacchia è filosofia e storia. Quando il padre va a vedere i quadri, rimandato filosofia e storia. No, lo rimandai filosofia e storia. Siccome era il figlio del direttore di banca. E tutti gli avevano dato il voto eh, in favore. Eh, ma più questo gli possiamo dare la mano? Io gli do la mano. Praticamente costui, con cinque insufficienze, rischiava di essere promosso a giugno e disse allora: Io gli metto 5-5 e cinque, lo boccio io. Un ragazzo che adesso è diventato un ortopedico straordinario, fu bocciato da queste donne, fu presentato in una materia in maniera ignobile. Per farlo riscrivere l'anno dopo fu bocciato l'esame di Stato, andai a casa, ma su so, dai 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 dai, presso 42, poi è diventato medico, è diventato ortopedico, ha ricucito insieme al professor Perugia i legamenti dei giocatori. Questo per dire, no? Eh, da insegn... qualche volta ho bocciato, bocciai una volta un ragazzo, tutti 4 e mezzo 5, 4 e mezzo 5, e alla fine dice ma io mi salvo, mi salvo, ma boh! no, guarda un po', mentre da presi sono stato più severo. Da... Ma se è vero perché, però i ragazzi io li seguivo tutti. Quando Giulia Novone bocciai 76. 76? Sì, però io sono rimasto fino a fino agosto, non ho fatto le ferie, per spiegare ai genitori quali erano i ragionamenti fatti, tutte le informazioni che avevo dato. Lei secondo lei, proprio in virtù di questa sua anche rigidità, anche giusta, insomma, perché poi la scuola non deve essere... Un favore a scuola si va per, per imparare, poi il medico, se non è bravo, poi sono guai. Ma mh, lei è stato più amato o più odiato come professore? Odiato non no, mi piace no, come no, tempi, no, eh. ma come professore Rispetto... penso che ancora adesso i ragazzi vengono qui, vede qui. Adesso sembra, prima era una specie di, di pinciara. alle 10 di sera venivano gli studenti suonavano. Quindi mia moglie si alzava e cucinava per 10-12 minuti. Ma che sì. bello! Quindi Molte volte a San Martino venivano 25-26 persone qui. Quindi poi rassettavano, mia moglie era presente con i figli, stavano fino alle 10 10 e mezza alle 11, San Martino viene Castagne, le salsicce e poi andavano via. Quindi ripeto, hanno odiato, non credo. Ma anche da preside che uno spiegava mille cose. Cioè lei si assumeva le responsabilità di quello che faceva e sì, lo spiegava anche? Poi tra l'altro cose... a Giulianova io facevo un esperimento. I ragazzi bocciati li facevo riscrivere nella classe. E poi gli facevo fare il salto, cioè invece di andare nelle scuole private, chi voleva si riscriveva si in fare... due anni. Facevo si poteva fare. fare anche nella scuola pubblica? Ma certo che lo facevo, Li facevo fare fino a marzo, se prendevano la media del 7, li passavo direttamente in quinta, frequentavano lì la quinta e non poi andavano, e andavano da privatista, andavano agli esami. Ne ho salvati almeno 15-18 con questo sistema. Non hanno speso una lira, hanno capito che lo studio è una cosa seria. Ah, non lo sapevo che Beh, si fosse fatto con le scuole pubbliche. Insomma, Beh, salto di... eh, ma ci vuole, ci vuole il rischio perché succede certo, qualcosa. Certo. Ma il rischio, voglio dire, uno che fa le prese deve, si deve assumere delle responsabilità. no? E se uno chiede a Giuliano, ovvio, poi Giuliano è una scuola di grandi livelli. Ma quale di Giuliano? Il liceo scientifico. Professore, la chiacchierata mi sa che sta per arrivare al termine, io guardo Giancarlo che è dietro alla telecamera, anzi voglio dire una cosa privata perché Giancarlo praticamente questa trasmissione è a metà mia e a metà di Giancarlo perché le gira quasi sempre lui Giancarlo Rapagna che oggi nel giorno in cui registriamo, non nel giorno in cui andiamo in onda è il compleanno di Giancarlo. Giancarlo, non chiedo gli anni, io faccio il 27 di luglio, faccio 80 anni, faccio la porchetta in paese. Veramente. Mo vi invito. Veniamo sicuramente. Da adesso, sì. Quindi eh, una porchetta in paese con birra volontà e prosecca volontà. Giancarlo tra l'altro è di rimbettaio perché credo che da queste parti forse si vede Milano. I qua. miei parenti, erano, voglio dire, noi abbiamo avuto rapporti, i pirocchi sono cugini miei, Berardo e Valerio ecco no? I fracassi, la fracassi no? zia Francesca era la sorella di mio nonno. Quindi ecco mio qua. Con questa bella no? Sì, anche questo... se tra rapine e Miano, tolto i befatti tra rapine e Milano non è mai stato, parlo degli anni di... Rivalità, 800, rivalità. Rivalità anche, c'era un mio antenato che andava la domenica a Milano a provocare. E ci andava con la rongola. Siccome i Mianesi cioè, lo faceva a andava a messa lì, con la rongola dietro la schiena. Questo per dire qual era il livello di provocazione. Oh, eh, 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 eh. Professore, noi adesso con un prosecchino sì, ci sì. salutiamo, salutiamo, ringraziamo, ringraziamo il professor Befacchi, il cagnolino fa parte della natura. Grazie sì. per averci raccontato la sua storia, la sua vita. Spero di non aver annoiato Assolutamente. e di non aver osato oltre il il eh, professor Befacchia, lei è autorizzato a dire tutto quello che pensa perché è il professor Befacchia, perché è una persona garbata, perché è una persona per bene, perché... Non è che uno compie gli anni e eh, diventa maturo a gratis, voglio dire, più si va avanti nella vita e più sì. è giusto dire quello che si pensa, e perché la sua storia è una bella storia. E perché a lei, insomma, i teramani le vogliono bene. Dico sempre a quelli che passano, no? Eh. La... Per te scrissi una volta che sotto il portico ho sempre una bottiglia di prosecco che non consumo da solo, perché bere da soli è una tristezza infinita. Andiamo noi adesso a bere ecco. il prosecco. Ai viandanti venite, no? non portate niente, <ride> però almeno sappiate che andate in un luogo dove è possibile essere ospitati portando rispetto. Sempre. Grazie, grazie Gra professore Bedatti, grazie soprattutto per aver accettato grazie. di raccontarsi. Grazie davvero, per me è stato un piacere e un onore, grazie ancora. Grazie, a voi. grazie. grazie a Gli ripetere. anziani a un certo punto diventano sono pesanti, spero di non esserlo stato. Assolutamente fino in no, lei è una persona ironica. Ma c'è tempo ancora per diventare pesanti. Grazie, grazie, Bene, arrivederci. Grazie.